Zanello, il 26 maggio ci saranno le elezioni comunali a Bissola, perché ricandidarsi? Bellissima domanda, da cui è sempre difficile partire, ma perché credo che si debba fare i conti con a volte le sensazioni che siamo dentro, che è quello di una passione, entusiasmo e continuare a profonderlo, a sostenere la propria città. Io mi sono trovato catapultato 5 anni fa in questa dimensione, la prima esperienza, ed è stato un percorso talmente stimolante, entusiasmante, arricchente, che è stato quasi naturale decidere di proseguire. Credere in un progetto, credere in una squadra, chiedere un candidato sindaco con il quale portare avanti questa esperienza. Quindi credo che sia stata appunto una decisione naturale. Qui da Francorsi a Maurizio Garbarini, perché appoggiare il candidato sindaco Garbarini? Albisola saluta una stagione amministrativa fortunata. Credo che Albisola abbia avuto la fortuna di avere un sindaco come Francorsi per la sua preparazione amministrativa, normativa e politica. Cambiano i tempi, cambiano le situazioni e Albisola ha bisogno di praticità, di concretezza e serietà. E credo che non ci fosse miglior candidato che di Maurizio Garbarini, una persona sul territorio, una persona che i cittadini conoscono, alla quale lui stringe la mano e alla quale lui dice la verità, dice le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare o che al momento non si possono fare. E credo che questo sia il miglior punto di partenza, perché la città ha bisogno di risposte vere e sincere e fattibili. Sarà una sfida a tre, quindi perché i cittadini, già l'hai anticipato, devono scegliere la lista di Maurizio Garbarini. Io credo che in una lista con un candidato sindaco, che comunque sarà un nuovo sindaco, è una lista che vedrà 2/3 di novità, di volti nuovi, quindi dei giovani che si affilieranno a quelle di competenze anche più adulte, più mature, quindi anche più esperte, potranno dare una risposta alla città passo con i tempi, sicuramente cose da fare pratiche, dalla viabilità, che è un tema principe, al traffico, agli spazi verdi, alla cura della città e poi senza dimenticare materia a cui sono più vicino, che è quella di un'identità turistica per la città, puntare su asset precisi, ma senza dare vita a un libro dei sogni, ma un elenco di cose fattibili. Il periodo elettorale non si è ancora acceso, non siamo ancora entrati nelle ostilità, noi siamo per proporre anziché criticare, noi guardiamo il nostro percorso perché credo che gli albisolesi, come tanti altri cittadini, non abbiano tanto voglia di dibattiti, di querelle, ma di fare cose. E Albisola c'è tanto da fare e noi vogliamo farlo perché abbiamo a cuore la nostra città.